Amici carissimi e soprattutto carissimi amici, come va? Eh? Come va stasera? È sabato sera? Cosa? Perché siete qui a guardare gli unicorgi? Eh? Perché mi volete bene? Perché ci volete bene? Me lo immagino. Ciao Diagen, ciao Ayrton, ciao Achetti, ciao Airu, ciao a tutti quelli che non si sono palesati. Ciao amici, c'è Thor qui che dovrebbe palesarsi da un momento all'altro. È mutato su Discord, ma a noi non ci interessa. Buonasera, Link eliminato qui perché siete. Come Ayrton? Non ho ben capito. Allora, fatemi impostare subito la scena. Questa qui è questa. Mentre. C'è Luca? Salve, salve. Ah, c'è Luca, Ci sono vedi. io a moderare oggi. Hai visto? Hai visto che è arrivato Luca? Tutti dicevano che non arrivavi, Luca. Io non lo Ma so. guarda, ero un attimo in ritardo. No, ma ti capisco, ti capisco. Ma tutti dubitavano e io invece no. Dopo vedrò la live per vedere se hai ragione oppure Ma io ho sempre ragione. no. Ma secondo me Allora, menti. ok, non mi trova la web. Questo potrebbe essere un grandissimo impedimento, un grandissimo problema. Ma Aiuto, te non hai idea di cosa si sta vedendo. Là. Si è visto apparire il coso di sì, Streamlabs lo in so, lo questo so, lo istante. so. E poi tutta la freccetta tutta buggata. Lo so, ho visto anch'io. E ora riapparirà, pensa te. Bene, comunque non si vede il gioco, si vede Sì, no, solo il. tranquillo, è in pausa il gioco. Ah, ok. Ok, oh, ciao amici, ciao. Ora mi riposiziono. Ok. Eccoti, ora ti si vede. Ok, e ora si avvia Dolphin. Perché a cosa sono. Ciao Luca. Allora, A cosa giochiamo stasera, eh? Cioè, a cosa gioco stasera? Zelda The Wind Waker. Ma sei Credo la gente spettacolare, lo abbia Luca. anche capito Ma sei dalla. E sicuro? Io non. anche dal giochino che vi ho detto in basso a sinistra. Giusto. Ok. Devo riavviarlo perché non mi vede il pad. Ottimo. Ma intanto, leggimi la cara chat, caro Luca. Diegen scrive: guardalo che baffo messicano. Diegen, io credevo in te una volta. C'è poi gente che parla con Airu. No, non parlate con Airo, che quello lì fa male ai vecchi. Quindi prende i vecchi e li picchia tutti. È un poco di buono. Comunque secondo me puoi spostare la webcam leggermente sopra, cioè un pochino più in alto perché stai tagliando due dita al Link. Vabbè, cazzi suoi. Così impara. Così. Così. E se ora non funziona il pad? Ok, oh, hai visto. Hai visto, Luca, che avevo ragione. E Luca non c'è più. No, no, stavo ascoltando, c'è un leggero ritardo fra l'audio e la webcam. Sei sicuro? Se me lo possono confermare anche in Confermate, per chat. favore. Perché se no la tolgo semplicemente. Il gioco lag va troppo veloce. Tu vai troppo veloce, Iron. E comunque se vuoi puoi abbassarmi anche un pelino perché sono alto, e considerando che stai giocando te, credo si debba sentire meglio te di me. Va bene. Airu Forse un po'. dice forse un Vi pochino. dà fastidio, amici? Se volete la tolgo, non c'è problema. Intanto. Aspetta, vediamo. Kitasha acconsente? A me sta urtando, allora Ma Airo. Airu non ne avevo dubbi, guarda. Achetti, Voglio un parere terzo, non di Airo. Ayrton, Diegan. Diegen. Airo, ah no. Per me va bene, scatta solo leggermente. Ok, va bene, dai, la tengo. Vediamo Allora, più avanti sì, se entra qualcun semmai. altro. Ok, iniziamo. Io non l'ho mai finito, Wind Waker.
Io non l'ho mai giocato, quindi praticamente lo vedrò da te. Ma che vergogna. L'unico Zelda che ho giocato è The Minish Cap. C'avevo la cassetta originale. Sto guardando negli occhi, Luca. Ah, bene. Non dirò altro. Dai, si inizia. Fra le innumerevoli leggende del passato. Non ve la leggo con l'intonazione mai. No, no, no. Mi sembra di no. C'era una volta un regno in cui dimorava nascosto il potere degli spiriti. Capito, Luca? La pace si stendeva sulle sue lussureggianti terre, fra le elevate cime e le verdi foreste. Poi arriva Cinghiara, ok, sì, un uomo malvagio si impossessò del potere degli spiriti. Ecco, non mi ricordavo neanche se in Wind Waker ci fosse Ganondorf o Ganon, ma sembra ci sia Te lo stavo Ganon. per chiedere. Penso che sia Ganon perché c'è il cinghialone qua. Eh sì, quelle lance sembra segnato. Quando? Intanto ditemi anche coi volumi se va bene. Perché in cuffia sento bene, però. Non so. Un giovane avvolto in una tunica verde. La spada esorcizzò il mare e la luce tornò a splendere sul regno. Ok, Jagen dice volumi ok. Poiché l'eroe giungeva da un'altra epoca, venne chiamato Eroe del Tempo. Ma che colonna sonora è? Le sue gesta furono tramandate di generazione in generazione quando infine si fecero leggenda. Una nuova catastrofe si abbatté sul regno. L'essere malvagio che era stato imprigionato nelle viscere della terra per mano del giovane eroe. Ah, è palesemente un cinghialone. Le risorse fece ritorno nel mondo, pronto a riprendere le proprie oscure macchinazioni. Addirittura le macchinazioni. Il popolo attendeva di essere salvato di nuovo dall'eroe del tempo. Ma non arriva finché non premiamo start, immagino. Ogni attesa andò delusa, l'eroe non apparve, appunto. Al popolo vittima dell'irresistibile potere del male non rimase altro che la supplica. Affidò ancora una volta il proprio destino nelle mani degli spiriti. Cosa state facendo lì in chat? Luca? Luca è morto, ragazzi. Luca sta Mi ero facendo casino mutato in per chat, lasciare questo? la bellezza della Tuttavia, la storia caspita. del suo passato non conosce oblio. La leggenda cavalca eventi per raccontarsi al mondo. Scusami, Luca, avevi fatto bene. Il Allora mi paziente, muto. il popolo culla la speranza che un giorno un giovane tornerà ad indossare la tunica verde della leggenda. Poiché le speranze di assistere di nuovo alle geste eroiche dell'eroe leggendario non possono essere sopite. E dai. Che dite, gli spacchiamo il culo a quel cinghiale? Il sibilo della lama dell'eroe echeggerà ovunque, come una luce che fende le tenebre. Finita? Airo fa notare Finita. che Link nel disegno è bruttissimo e concordo. Allora, Airu. Allora, l'anti-aliasing non esiste. Ok. Questa cosa potrebbe spaventarmi. Esiste solo nei personaggi. Ok. Va bene. Fratellino. Quanti poligoni. Eh sì. Però i personaggi sono fatti bene, ma non capisco perché solo quelli. Qualcosa è andato storto quando ho messo le texture. Ma non ci facciamo mica fermare. Fratellino, comunque oggi doppia live più tranquillona. Perché è sabato, sai, no? Ci si riposa. Tutte quelle cose lì.
Poi in realtà era perché tutti eravate incerti, quindi. Io non sapevo se esserci, quindi. Intanto Mase è morto. Stavo notando, lei lo chiama fratellino, Sì. ma lui è più grande di lei. Almeno. Magari è più alto. Alla faccia. Ma boh, non ci ho mai fatto caso di sta cosa, sai? Ah, vedi, oggi è il compleanno di Link. E c'è la nonna che ci aspetta. E ti regalano lo scudo, poi la La spada la tunica. perdi poi, è Prima la la tunica. tunica. Con Poi la solo spada Mimic. dal tizio che ti insegna. Oh. Allora, Ti insegna a tagliare sono. piante. Sì, no, ti fa l'allenamento con lui. Sono in forte contrapposizione nel mio animo. I personaggi sono perfetti, poi però vedi in lontananza sembra un gioco della PS1. Ma. Le nuvole non parliamone. Ma sai, le nuvole sono il meno peggio. Guarda gli Sono alberi. disegnate le nuvole. Ascolta, tu non le disegni mai le nuvole. Ecco, allora, in questo pezzo cado sì, sempre. Diegen, però è strano uguale. Che dice, Diego? Perché le sorelle piccole chiamano il fratello fratellino in ogni caso. Penso sia un segno d'affetto. Ma. Non so, non. Non so. Ah sì. Ovviamente. Non sono mai riuscito a prenderlo la prima. E nulla. Nulla. E. Serve a qualcosa quel maiale? Era una. Una side, ma dopo aver battuto una testata ci rinuncio. Comunque sì, per la prossima volta vedrò di migliorare le texture di tutto l'ambiente perché così è inguardabile. È proprio le texture, più lontano vai, meno l'anti-aliasing va a farsi Ma fottere. sì, però nei. Boh, nei personaggi resta Ma buono. in realtà anche le texture vicino, sotto i piedi di Link, sono Ma giuste. quelle. Sì. È vero, quando ci si avvicina sono giuste. Tranne gli alberi, ho visto i tronchi. Ma almeno non sono seghettati. Ah, ecco, vedi? Questa qui era la side quest del maialino. Quattro, quattro. Ah, Boh, con R. prova a prenderlo Ok. se ce la fai. Ok, non mi ricordavo il tasto. Provo a prenderlo, è laggiù. Giusto perché ho voglia di perdere un po' di tempo. Ah, qui tra l'altro c'è il bambino col. Ah no, non era lui col. Quello col naso che colava. Niente. Era un altro. Ah, peccato, Airo. Airo Cadetto. non scrive niente live per me, bufferà troppo. Peccato. Ma. No, non stai bufferando te in live, buffererà lui. Ah, mi sa che allora è una di quelle giornate in cui c'è la qualità Ah, non. ci sono delle rupie sotto il coso. Una rupia. Sì. Le sto Credo tutti prendendo. debba strisciare, non Sto arrampicarsi. facendo, sto facendo. Io vedo la live in ritardo. Eh sì, vabbè. Dov'è il porco? Ma poverino, perché parli di cerchietto in questi casi? Scusa Marco, ti vogliamo bene. Ma ti devo portare al tuo padrone. Niente, non. Di Sarà salito della collina. certo non andrò a cercarlo, quel pezzo di cacca. Ma tanto non dovrebbe essere bloccata. E tra l'altro lo dico, quando si porterà TTT, io ho questa mappa. Cazzo. Eh già. Io ho Oddio. solo roba bella su TTT. C'è un altro Il problema è che porco scarica tanto. qua. Sì! Non mi interessa, vado avanti tutta la live così, eh. Ma consegna quel Ah, è maiale lì. mio, scusami. È mio. Cosa vuoi? Va bene, dai. Ho fatto un errore, Luca. Ora vedrò. Perché no? Ok, non era questo il maiale, forse no. Era quello macchiato che ho visto prima. Vabbè,
troveremo Ma un giorno. cosa ti dà questa missione? Non mi ricordo. Qualche rupia mi sembra. Vabbè, non fanno mai schifo le rupie. C'è un altro maiale là avanti. Il gatto mi è appena saltato sulla stampante. Si è sentito. Mi sa che si è anche visto, non lo so. Ora sto vedendo. Ah, questo qui, la testa di No, ho sto visto, no. vecchio. È presente la puntata dei Simpson dove c'era la squadra del signor Burns di Ti dico una baseball? cosa bella. Sì. Non ho mai visto i Simpson. Cioè, ho visto poche puntate dei Simpson. Non mi sono mai veramente piaciuti a me. Fai te, Luca. Ora sono curioso di sapere cosa vedi senza occhiali. Nulla, ecco cosa. Ah, tra l'altro, io volevo portare. Cosa? Chi è che ha scritto con gli unicorci? Marco? Chi altro ha Streamlabs? Mase, Mase Marco. Marco. Posso mettere in timeout degli unicorci? Non so cosa succeda, però non No, a me non fatelo. lo fa fare. Io No, te sono no, qui. perché sei te stesso. Nemmeno io posso Giusto. farlo su me stesso. Masochismo. Bla bla bla. Questo qui c'ha il fratello casinista di sopra, infatti. Quello lì che ci allenerà poi con la spada. Comunque, dicevo, questo qui con la testona. Per gli intenditori in chat, di certo non per Luca. Ho sbagliato. È quello che beveva troppa roba strana di Burns nella squadra di baseball della centrale. È proprio lui. Telecamera, fai un po' come vuoi, allora, va bene. Comunque negli interni si vede perfetto, almeno questo. E ti chiudi in una casa e fai la live da lì. Va bene, faccio la IRL. Sai qual è il bello? Aspetta, qui c'è il bambino. No, cazzo, questo qui ci inseguiva, è vero. Sai chi ho Aspetta che devo trovato? vedere. Il bambino col Parte quello. morcico. Sì! Un altro maiale. Ehi! Ehi! Lo vuoi? È il tuo questo? Te lo metto qui? Lo vuoi? Lo stai punzecchiando. Non vuole, va bene. Me lo tengo per me allora. Sarà solo mio. Sì! Scusate. Andiamo dalla nonna, va? Questa qui, poverina. Forse. Ok, basta, maiale. Sono passati all'incirca 20 minuti di live e non hai ancora parlato con la nonna. Scusate, scusate, scusate. Colpa mia. Mi sa che durerà tanto questa serie. Ma povero maiale, ho visto ora. Tornato da dove apparteneva. Ah, quindi i maiali nascono dall'acqua, perfetto. Hanno le branchie, maiale. Va bene, saliamo dalla nonna, dai. Oh, vedi? Quello lì è lo scudo. La tunica. Io vi voglio far vedere ora la faccia di Link quando si mette la tunica. Voi Quanto è crescete bella la quella faccia? della nonna. Eh sì. È già l'età per indossare. Guardate la faccia di Link. L'ho sempre fatto morire. Va bene così, è molto triste. Stesso te, lo è leggendario. Pensate, ma anche lo stesso nome e lo stesso aspetto. Che culo. Bla bla bla, le spade forgiate nell'occasione dei nostri giorni, però del giorno di pace, di fortuna. Pensate, la spada di riso del Sensei Ken, quello lì che faceva casino prima. Anche adesso di conservare lo scudo in ogni caso risale a quell'epoca.
Ma chi è che sta scrivendo con degli unicorni? Scusami, eh. Marco? Sto per mettersi a piangere. Non è Mase? Non so. Non lo so. Si palesi, signore. Ha capito cosa ti ha detto la Alien nonna? pensa sia Marco. Sì, può darsi. Proverrà anche la mia zuppa preferita. Vai a chiamare tua sorella Airu, ok. Quale urletto me lo dici, Link, però? Ok, quindi credo che dovremmo tornare. Esatto, Ayrton, la tipica espressione di chi riceve qualcosa che non gli piace, ma deve fare buon uso a cattivo gioco. È il maglione per Buon Natale. viso a cattivo gioco. Che hai detto te? Buon uso. Buon uso, cattivo gioco. Chi è entrato? Chi è entrato? Ayru. Airu? Io mi prendo queste rupie però. Ok. Ottimo. E ora andiamo al faro. Come si chiamava? Non so se era un faro, effettivamente. Credo sia una torre d'osservazione. Comunque vorrei farvi notare i dettagli in acqua, no? Sì, questo gioco ha tanti dettagli, falli pure notare. Poi non fai guardare in lontananza perché perde Non tutto. guardate, no. C'è Mi un'isola là pesco, in fondo, sembra una guarda. petroliera all'orizzonte. A me gli alberi in lontananza così mi ricordano Ape Escape per PS1. Vabbè, dice Non ho Airu. presente che gioco sia. Io lo picchio questo stasera. Ah, Airo ti dice se stai perdendo pacchetti o roba simile. No, 0,3% di fotogrammi persi, assolutamente. Ma sta andando fluidissima la live. Airo, non mi mettere paura. Mi deve dare una cosa anche lei, poggimi la mano. Lo so che a te no, l'hai scritto prima. Auguri, fratellino. Oh, ora abbiamo il cannocchiale. Sì. È bellissimo, guarda. Perché sei speciale? Mi ha dato dello speciale. Ok, allora. Non so quali siano X e Y qui. Proviamo così. Ok. Ok. Questa si mette davanti quando io voglio vedere col cannocchiale. Ok, guarda la buca delle lettere vicino a casa nostra. Casa nostra è quella laggiù e c'è il postino. Postino, faccia qualcosa. Hai ripreso un'isola che era un cubo. Sì, era la petroliera di prima. Guarda su nel cielo. Ah, devi Ok. vedere quello che Sì. rapisce. Non mi ricordo come si chiama questo. Non mi ricordo. Sono stupido. Non lo so proprio. Ma ovviamente no. Quando... Allora, un uccello gigante rapisce il tuo capitano. Tu cosa fai per rischiare il meno possibile e riavere indietro il tuo capitano? Tiri delle palle di cannone con una catapulta. Giusto? Però ha funzionato. Ma insomma, finisce in mezzo alla foresta, sto poraccio, non so come abbia fatto a non morire. Poi tra l'altro foresta Mi sa che è disegna. riuscito Airo. Va bene, ciao Sì. Airo. Ci segue sempre. Ha scritto che ha 150 mega in download. E cazzi tuoi, Airo. Non è possibile, Airo. Ok, allora. Mi sa che prima dovevamo andare lassù in cima per vedere che passaggio era bloccato. Credo di sì. Che botta hai dato? Sì, però non mi sono fatto male, hai visto quanto sono bravo? Eh sì. Ecco. Sei anche molto verde. Io do le delle testate. Ma perché con il binocolo mette a fuoco? Chiede Ayrton. Perché? Ascolta,
Non mi faccio domande, non fartene anche tu, dai. Tanto si sono viste le texture degli alberi mettersi a fuoco appena ti sei avvicinato. Che Le texture bello. degli Non mi arboscelli. inseguire tu, che schifo! E via. C'è il moccio che mi insegue. Avevo inteso. Allora, devo Usa taglio sugli andare. alberelli. Eh sì. Non ho uno zigzag uno ancora. Di tutti i Pokémon che potevi L'MN dire. Slave per eccellenza. Andiamo dalla nonna che morirà di infarto, giusto? Ma povera piccola vecchietta, molto Oh, poco guarda bella. quanto è preoccupata. Cosa c'è? Cos'hai? Stellina della nonna. Vado, torno subito. Va bene. Ok, prendiamo. No, non possiamo prendere lo scudo, è vero? Prima dobbiamo prendere la spada, credo. Non mi ricordo questo pezzo. Non mi ricordo un cazzo di questo gioco. A dir la verità. C'è il gatto da su che mi guarda. Mi fa molta paura. Allora. Scusi. Quanti frame ha perso lei? Eh? A parole sue me lo dica. Oh. Allora, dobbiamo andare. Giù. Non mi ricordo se era giù o sul tizio con le spade. Era qui. Sei pallido, è accaduto qualcosa di grave? Parla! Sì, insegnami l'arte della spada, grazie. Dado il telefono ha Eh dato. sì, non l'ho messo in modalità aereo. Ok. Non ho idea di quanto si è sentito forte stavolta. Scusatemi. Dovreste. Ah, ora devo risistemare la web. Esatto, stavo per dirtelo. Sì, ok. Ok. Scusate, mi sono scordato. Ma chi è alla fine con gli unicorgi? Non lo so, secondo me è Marco. Non lo so. Ah, qual è B? Questa, ok. Cosa voleva? Mi sono perso il dialogo. Premi B per attaccare. Sì, ma mi dice che non devi premere soltanto B. No, devi premere soltanto Ah, B, dice. ok, non so leggere, scusatemi. Passiamo a L. Sarà questo? Non lo so, non mi ricordo quando. Ok, sì. Cosa vuoi? È quello che ho fatto. Ok. L'affondo. Sono stupido, scusate. Cambiamo un pochino, ok. Grazie, quello che mi scrive sono io, leader, gli unicorgi. Allora, sono quasi sicuro che sia Marco dopo questo. Guarda, sicuro anch'io ora. Cosa che devo fare? Ok. Botte ti tira Ok. però. Eh sì. Comunque io voglio il suo arpione, bellino. Ok. Ok, Ayrton che scrive Marco. Ormai è palese, dai, Marco. Basta fare il burlone. Potevi venire anche te a farmi compagnia, eh? No, e lui ha detto però riprova. È Mase. È l'unico altro Sì. che ha Beh, Streamlabs. non è che ci voglia tanto installarlo, Ma è l'unico che ce l'ha. eh. Ah. Ok. Più che altro perché serve che tu dia il codice per accedere all'account, Tra quindi l'altro, sì. l'hai dato solo a me A e te, Marco Mase. e Mase. Sì, ma è quasi sicuramente Mase a Sì. sto punto.
Ok, la spada dell'eroe. Mi ha già dato la spada dell'eroe, visto. Yeah. Guarda, nessun indizio per farti capire che tu sei l'eroe in questo gioco. No, no, no. Che poi mi piace che la Assolutamente. rinfodera per poi ritirarla fuori per mostrarla. Ok, torniamo dalla nonna, allora. Bum, bum, bum. Bum, bum, Ma bum. rompi i vasi, li ha lasciati tutti.